Busca, gli esponenti del PD hanno parlato di un accanimento nei confronti del partito e si sono detti stupiti delle sue dichiarazioni, confermando invece la battaglia per un ASET forte e autonoma. Che cosa risponde? Che loro sono stupiti per i loro problemi e non debbono essere stupiti perché noi riusciamo a coglierne la criticità, che è anche una grande preoccupazione, perché questa azienda non può essere, come parzialmente racconta il segretario, figlia di una guerra interna di quel partito che porterà, se non ci sono condizioni migliori, ad assegnare ASET ad Acea e Ferronia. La questione della signora Giacomoni, che resta stupita ed interdetta, è perché probabilmente conosce poco la politica di questa provincia, non si rende conto che Marche Multiservizi e ASET sono un patrimonio pubblico che negli anni le forze politiche della sinistra hanno costruito con una strategia di rendere questo territorio forte, libero e non essere condizionato da azioni esterne di cui Acea ne è un interprete eccessivamente forte e preoccupante, che tra l'altro sta cercando di colonizzare la realtà marchigiana, avendo già acquisito aziende nel sud delle Marche e spera di portarsi via non tanto il biodigestore, quanto ciò che è più importante di ASET, da un lato la discarica, dall'altro tutto il tema della gestione delle reti dei servizi, acqua in primis. Quindi noi auspichiamo di nuovo, e speriamo che ci sia una risposta politica alla nostra richiesta, che è politica, ad una forma di incontro nuovo con il Partito Democratico provinciale, il Partito Socialista Italiano provinciale e le altre forze politiche della maggioranza, insieme ai sindaci di Pesaro e Fano, per raggiungere una posizione di equilibrio che garantisca davvero un ASET libera, un ASET pubblica e un ASET al servizio dei cittadini.